sinora è stato sfinito, è stato danneggiato, è diventato rifugio di disperati, di disgraziati, ma che tuttavia ha avuto sempre quel senso di accoglienza, quel senso di umanità cristiana che lo ha contraddistinto. Ma è l'ora adesso della rinascita, della crescita, e 320 milioni di investimenti sono, credo, il primo segnale di questa inversione di tendenza. Bisogna recuperare 5 anni di dissennata e disgraziata amministrazione comunale del recente passato e quindi ripartire con l'ottimismo che caratterizza l'imprenditorialità di questa zona, ma anche con la professionalità di tutto il Consiglio Comunale che ha fatto di questa battaglia la propria ragione di vita politica. Credo che sia la prima tranche di un investimento che la Regione, la politica vuole fare su questo territorio, per ripagarlo dei danni che ha ricevuto, per ripagarlo di tutti i dissesti che si sono verificati. Evidentemente il primo obiettivo. Per la politica per disciplinamento dei cittadini e anche della...